Buongiorno ragazzi, il Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell'Istituto di Pappa Rozzi vi dà il benvenuto a una nuova lezione. Oggi trattiamo il discorso dell'alimentazione equilibrata e in particolare ci riagganciamo con quanto detto anche nella precedente lezione sulla bioenergetica. Ci eravamo infatti lasciati con il concetto di bilancio energetico e appunto vi avevo detto di come sia importante far sì che il bilancio energetico, ovvero il rapporto tra l'energia in uscita e l'energia in entrata, sia in equilibrio. Per fare questo, quindi, è necessario conoscere il proprio fabbisogno energetico e fare in modo che la nostra alimentazione sia il più equilibrata possibile. Che vuol dire alimentazione equilibrata? L'alimentazione equilibrata è quell'alimentazione che soddisfa il nostro bisogno, la nostra esigenza, sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo. Vuol dire che l'alimentazione deve essere equilibrata da un punto di vista quantitativo, ovvero deve fornire al nostro organismo l'energia necessaria per lo svolgimento delle proprie attività, in modo tale appunto che il fabbisogno energetico venga soddisfatto e che il bilancio energetico sia in equilibrio. Dal punto di vista qualitativo, invece, vuol dire che l'alimentazione deve essere quanto più varia possibile, in modo tale da introdurre attraverso i diversi alimenti tutti i principi nutritivi di cui abbiamo bisogno, sia in termini di macronutrienti, quindi glucidi, proteine e lipidi, sia in termini di micronutrienti, ovvero vitamine, sali minerali. Importantissimo anche una giusta introduzione dell'acqua. Esistono chiaramente, a seconda delle nostre esigenze, della nostra fascia di età, dei cosiddetti livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana. Sono appunto delle tabelle che riportano delle raccomandazioni elaborate da esperti italiani, che si coordinano poi con una commissione composta da rappresentanti della SINU e dell'IRRAN, due importanti società di ricerca, e che danno indicazioni relative agli apporti di energia e nutrienti più adeguati a soddisfare i bisogni della popolazione italiana in buono stato di salute, tenendo conto di varie condizioni, quali età, sesso e condizioni fisiologiche particolari. Si tratta per l'appunto di valori riportati in tabelle che indicano appunto questi valori indicano la quantità di sicurezza per ciascun nutriente. Che cosa vuol dire? Che ciascuno di noi, in base all'età, in base alle sue condizioni fisiologiche, anche particolari, quali possono essere la gravidanza e l'allattamento per le donne, oppure l'adolescenza, che è una fase abbastanza critica dello sviluppo individuale, ciascuno di noi per l'appunto avrà delle esigenze specifiche in termini di nutrienti. E queste esigenze sono state quantificate appunto come quantità di sicurezza proprio all'interno di queste tabelle dei LARN. Ripeto, queste tabelle fanno riferimento a condizioni fisiologiche. Chiaramente, quando i soggetti si trovano in condizioni patologiche particolari, ci saranno delle accortezze e dei valori di riferimento specifici. Quali sono le finalità dei LARN? Perché sono state costruite, sono state redatte queste tabelle? Perché i LARN rappresentano il punto di partenza per la pianificazione di politiche economiche e sociali, per l'organizzazione di approvvigionamento alimentare e di alimentazione della comunità, pensiamo ad esempio alla ristorazione collettiva, alle mense, alla programmazione di interventi di educazione e di informazione riguardanti una dieta adeguata, alla messa a punto di linee guida che diano appunto delle indicazioni su come alimentarsi correttamente, e sono importanti anche i fini dell'etichettatura nutrizionale, per intenderci, l'etichettatura sulla quale vengono riportate le porzioni giornaliere consigliate, la percentuale giornaliera consigliata. Allora, i LARN ci danno delle informazioni molto importanti circa l'apporto di macronutrienti e micronutrienti, perché abbiamo appunto detto che noi dobbiamo avere un'accortezza ad introdurre i macronutrienti e i micronutrienti in modo da soddisfare sia le nostre esigenze quantitative che qualitative degli stessi. Allora, per quanto riguarda le proteine, l'assunzione è raccomandata in base al peso corporeo, ovvero il fabbisogno proteico è di all'incirca 0,9 grammi per chilo di peso corporeo al giorno,
facendo riferimento all'adulto. Chiaramente, nel caso dei bambini e degli adolescenti, questo fabbisogno è aumentato, può arrivare anche a 1 o 1,2 o 3 grammi nel bambino, perché chiaramente nella fase di accrescimento corporeo le proteine svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione dei tessuti. Come percentuale parliamo di una percentuale che va dal 12 al 15%. Per quanto riguarda invece i leucidi, l'intervallo di riferimento è compreso tra il 45 e il 60% del fabbisogno giornaliero, facendo chiaramente attenzione alla scelta degli zuccheri. Infatti, questa percentuale deve essere spostata al minimo possibile per quanto riguarda gli zuccheri semplici, che non devono superare il 15%, quindi stiamo parlando del saccarosio, di tutti quegli zuccheri per l'appunto semplici che aumentano rapidamente l'indice, la glicemia. Per quanto riguarda la fibra, fondamentale, sia quindi insolubile che quella solubile, le cui fonti principali, ricordiamolo, sono la frutta, i vegetali, i legumi, i cereali integrali, non deve essere, assunta in quantità inferiori a 25 grammi al giorno. Per quanto riguarda invece i lipidi, l'intervallo di riferimento è tra 20 e il 30% del fabbisogno giornaliero. Anche in questo caso la raccomandazione è di non superare il 10% di grassi saturi, quindi quelli di origine animale, e preferire di conseguenza quelli insaturi di origine prevalentemente vegetale. Per quanto riguarda il colesterolo, la quantità massima consentita non deve superare i 300 mg al giorno. Per quanto riguarda invece l'apporto di vitamine e sali minerali, il fabbisogno si può considerare soddisfacente attraverso una dieta equilibrata che preveda un consumo di almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Anche in questo caso, alcuni sali minerali e vitamine vanno assunti con un fabbisogno aumentato rispetto a una condizione dell'adulto, in particolari situazioni. Penso ad esempio al calcio che è sicuramente superiore come fabbisogno in alcune condizioni, come in fase di accrescimento, nella donna in menopausa, durante la gravidanza e l'allattamento, e così via. Per quanto riguarda il fabbisogno di acqua, nutriente fondamentale per l'organismo, il fabbisogno viene considerato di 1 ml per chilocaloria al giorno. Per quanto riguarda la ripartizione delle chilocalorie, anche questa è fondamentale, nel senso che se un soggetto, per esempio, deve assumere 1800 o 2000 chilocalorie al giorno, è fondamentale che queste chilocalorie vengano ripartite non solo tra i macronutrienti, ma anche tra i pasti della giornata. L'indicazione è quella di ripartire le chilocalorie tra 5 pasti giornalieri, 3 principali e 2 spuntini. Allora, per quanto riguarda i pasti principali, possiamo considerare colazione, pranzo e cena. Le raccomandazioni sono che appunto la colazione deve fornire il 20% delle chilocalorie totali giornaliere. I due spuntini, quello di metà mattina e quello di metà pomeriggio, devono fornire il 5% delle chilocalorie totali giornaliere, stando chiaramente anche qui attenti alla scelta del tipo di spuntino, quindi soprattutto per i giovani bisognerà evitare spuntini eccessivamente ricchi di grassi saturi e di zuccheri semplici, quindi parlo ad esempio di bevande gassate, merendine, patatine fritte, insomma tutti quegli alimenti considerati un po' lo junk food di cui spesso si nutrono gli adolescenti, e preferire spuntini più salutari, come possono essere una frutta fresca, frutta secca, yogurt. Per quanto riguarda i due pasti, pranzo e cena, anche in questo caso la ripartizione prevede il 40% per quanto riguarda il pranzo e il 30% per quanto riguarda la cena. Chiaramente in questi due pasti principali della giornata è opportuno introdurre tutti i principi nutritivi e in particolare non escludere fonti di vitamine e sali minerali quali possono essere frutta e ortaggi. Allora, riporto in ultimo questa slide che vuole rappresentare le nuove linee guida italiane per una sana alimentazione, che vuole in un certo senso riassumere quelle che sono le indicazioni generali rivolte alla popolazione italiana per consumare gli alimenti in maniera adeguata e fare una alimentazione quanto più corretta ed equilibrata possibile.
La prima linea guida chiaramente indica un'attenzione al controllo del peso e al mantenersi sempre attivi, quindi evitando una vita particolarmente sedentaria, facendo del movimento regolare e costante. Persone speciali, come possono essere donne in gravidanza e in allattamento, devono seguire consigli a loro de dedicati e quindi devono ricalibrare il fabbisogno sulla base delle nuove esigenze. Assumere più frutta e verdura come fonte appunto di vitamine, sali minerali e fibra, aumentare i cereali integrali e i legumi, sempre importanti fonti di fibra e di carboidrati complessi, bere acqua ogni giorno in abbondanza per evitare fenomeni di disidratazione e squilibri salini che possono creare problemi appunto alle reazioni che avvengono all'interno dell'organismo. Grassi, scegli qualità e limita la quantità, quindi preferire grassi principalmente di origine insatura vegetale, riducendo le quantità di quelli di origine animale. Ridurre le bevande zuccherate o comunque gli zuccheri semplici a vantaggio degli zuccheri complessi, quindi l'amido contenuto in pane e pasta è da preferire al saccarosio contenuto in alimenti dolci. Ridurre il sale che può essere causa con l'età soprattutto avanzata di patologie quali la ipertensione arteriosa, ridurre al minimo possibile le bevande alcoliche per gli adulti e chiaramente evitarle assolutamente in fase di adolescenza. Un'indicazione in particolare per quanto riguarda la varietà, quindi variare l'alimentazione per introdurre tutti i principi nutritivi, attenti a diete che possano essere eccessivamente sbilanciate in un senso o in un altro e non consumare integratori se non in maniera controllata e per delle valide ragioni, stare attenti alla sicurezza alimentare, quindi all'igiene degli alimenti e scegliere alimenti sostenibili. Queste nuove linee guida danno una grande importanza e valenza al concetto di sostenibilità, quindi alla scelta di alimenti possibilmente a chilometro zero, che quindi vadano a ridurre notevolmente l'impatto ambientale. Quindi una maggiore attenzione nell'ambiente anche quando si parla di alimentazione. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione.